Sì, noi abbiamo fatto un accordo con la Lega che è partito da un punto, sul quale ovviamente siamo aperti a essere criticati, ma che è un dato di fatto. Come Forza Italia noi siamo sempre stati centrali e protagonisti di un rassemblement, di un raggruppamento delle forze di centrodestra, perché abbiamo la convinzione sostanziata dalla storia recente del Paese che laddove si è uniti si contrasta e si contende il governo del Paese alla sinistra. Laddove ci si divide in tanti rivoli si fa semplicemente un regalo alla sinistra e nella fattispecie alla sinistra di Renzi. Per cui per noi accordarci con le altre forze del centrodestra è un elemento importante di visione politica per il futuro, non solo per le prossime regionali, ma anche oltre. Ora abbiamo l'appuntamento alle regionali. Abbiamo deciso di comune accordo con la Lega dunque di sostenere il governatore uscente in Veneto, Zaia. Abbiamo deciso di correre insieme in coalizione anche in una regione molto contendibile alla sinistra, che è quella della Liguria. Non voglio qui ricordare gli sfracelli della recente amministrazione regionale di questa regione, dunque correremo insieme con Giovanni Toti, che correrà appunto per la coalizione di Vabbè, centrodestra. Giovanni E Totti. comunque in bocca al lupo a Giovanni Toti e a Certo. tutti noi, perché davvero lì ce la E giochiamo. poi E poi correrete in Campania. in Campania correremo, non ci sarà la presentazione di una lista della Lega nella regione nella quale noi governiamo e dove vogliamo naturalmente essere riconfermati, mentre invece in Toscana correremo separatamente perché Salvini ha già avviato una campagna elettorale per una persona importante a livello del suo partito e quindi correrà con il suo candidato e noi tra breve individueremo e ufficializzeremo il Sì, i nome. Ma noi vostri. siamo tutti, credo, disponibili a correre. Avevamo chiesto a Raffaele, al collega amico Raffaele, di appunto correre qualche tempo fa. Lui aveva fatto le sue valutazioni, aveva ritenuto che non fosse necessario. Ma certamente sarebbe una buona cosa da parte di Raffaele, che rappresenta in Puglia naturalmente una forza di consenso molto grande, molto abbondante, quindi speriamo che si possa anche lì risolvere una dialettica interna che, pur comprensibile, Ma è un adesso fatto però deve trovare interno una vostro, soluzione per metterci di politico? È un correre. Emiliano è fatto sicuramente un forte. candidato forte, ma noi non dobbiamo mai, nessuno di noi deve avere mai paura di perdere. Abbiamo nella nostra storia vittorie inaspettate e grandi e dobbiamo essere orgogliosi di questo e naturalmente essere tutti pronti a batterci per ottenere quei risultati. Lo dobbiamo fare tutti in prima persona, è una responsabilità che tutta la classe dirigente di Forza Italia deve e può prendersi.